Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo fiore stella. L'ho chiamato così perché è un mix tra un fiore e una stella. Utile come presina o come sottopentola. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro avrò bisogno di un filo, nel mio caso l'ho scelto giallo, ma potete prenderlo di qualsiasi altro colore. E di un uncinetto numero 5. Inizio facendo un cappietto e parto con 4 catenelle, quindi prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. 1, 2, 3 e 4. Ora entro nella prima catenella e faccio una maglia bassissima. Quindi entro all'interno. Prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola che ho sull'uncinetto. Così ho formato un cerchio. Ora proseguo facendo 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 e 15. Torno indietro, entro nel secondo punto e vado a fare un giro di maglie bassissime. Quindi entro, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola che ho sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E la quindicesima maglia bassissima la vado a fare al centro del cerchio, quindi entro al centro del cerchio, prendo il filo e faccio la quindicesima maglia bassissima. Arrivata qui, proseguo, quindi porto il filo qui davanti, giro il lavoro e vado a lavorare in costa. Significa che non vado a entrare nel punto intero, così che è composto da due fili, ma entro solo nel filo esterno, così. Quindi, lavorando in costa, nei primi due punti vado a fare due maglie bassissime, quindi entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Nel secondo entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. In quello che segue vado a fare una maglia bassa, quindi entro all'interno del punto, prendo il filo e lo faccio passare, fuori prendo il filo e lo passo all'interno delle due asole. Ora nel prossimo punto vado a fare un aumento di maglie basse, quindi entro e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Questo è un aumento. Nei seguenti due punti vado a fare due maglie mezze alte, quindi avvolgo il filo intorno all'uncinetto, entro all'interno del punto, prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno di tutte e tre le asole. Faccio lo stesso con il punto che segue. Ed ora vado a fare un aumento di maglie mezze alte, quindi avvolgo il filo e faccio una maglia mezza alta, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia mezza alta. Ora vado a fare 3 maglie alte, quindi avvolgo il filo intorno all'uncinetto, entro nel punto, prendo il filo.
Fuori prendo il filo e lo passo all'interno di due asole. Prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due asole. Ne vado a fare altre due. Ora vado a fare un aumento di maglie alte, quindi faccio la prima, entro all'interno dello stesso punto e ne faccio un'altra. E ora negli ultimi 3 punti rimasti vado a fare 3 maglie altissime, quindi avvolgo 2 volte il filo intorno all'uncinetto. Entro all'interno del punto, prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno di due asole. Prendo il filo, lo passo all'interno di due asole, prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due asole. Ne faccio altre due. E la prima punta del fiore stella è pronta. Ora vado a fare 2 catenelle, una e due, giro il lavoro, entro nel secondo punto e lavorando in costa, quindi prendendo solo i fili verso di me, vado a fare un giro di maglie bassissime. Quindi entro. E inizio a fare tutte maglie bassissime. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entro all'interno del cerchio e vado a fare la 18ª maglia bassissima. Ora faccio una catenella, giro il lavoro. Questa volta vado a lavorare in costa, ma non prendo il filo esterno verso di me, vado a prendere questi fili che vedete qui. Vedete questa striscia che si vede? Di modo che la prima punta sia sovrapposta di molto alla seconda. Cerco di farvela vedere meglio con un'altra luce. Eccola. Quindi inizio e vado a ripetere il procedimento di prima. Quindi inizio con 2 maglie bassissime. Faccio una maglia bassa, un aumento di maglie basse, poi vado a fare 2 maglie mezze alte, un aumento di maglie mezze alte, 3 maglie alte.
un aumento di maglie alte. E concludo facendo 3 maglie altissime. Ho concluso la seconda punta fermandomi 3 punti prima della fine. Faccio 2 catenelle, giro il lavoro, ormai dovete ripetere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Parto dal secondo punto e vado a fare un giro di maglie bassissime e ripetendo sempre lo stesso procedimento ci vediamo alla fine del fiore stella, perché se non vi siete ancora annoiati di seguirmi vi darò 2 trucchetti per non sbagliare. Allora, sono arrivata quasi alla fine della lavorazione e credo mi manchi solo una punta. Voglio darvi dei consigli perché durante la lavorazione ho trovato qualche difficoltà. Vi consiglio, prima di iniziare a fare le maglie bassissime e proseguire con maglie basse, maglie mezze alte e maglie altissime, di girare il lavoro. Siccome vi devono rimanere 3 punti non lavorati, vi consiglio di contare queste catenelle qui che trovate, 1, 2, 3. Dopodiché sappiamo che i punti che devo andare a lavorare sono 14, quindi vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entro, vedete. Vi consiglio di contarli alla rovescia perché il primo è veramente piccolo, quindi con un ago più fino di fare, diciamo, di allentare leggermente l'asola. Vedete come sono piccoli? Se non fate questo procedimento potrebbe capitare che potrebbe sfuggirvi anche solo un punto e alla fine non troverete i 3 punti non lavorati e quindi il fiore stella non verrebbe corretto. Quindi fatto questo procedimento possiamo proseguire. Quindi io avevo fatto il giro di maglie bassissime, sono andata a fare una catenella, ho girato il lavoro, entro nel primo punto e ripeto la sequenza. Una maglia bassissima, un'altra maglia bassissima, vedete il punto è veramente piccolo e ci si può sbagliare facilmente. Vedete? Un'altra maglia bassissima, una maglia bassa, mi è sfuggita, un aumento di maglie basse. Dopo più andate avanti e più le asole diventano grandi, quindi non avete più il problema e non dovete più andare ad allentare con un uncinetto più piccolo. Poi 2 maglie mezze alte, un aumento di maglie mezze alte, 3 maglie alte. Un aumento di maglie alte e 3 maglie altissime. Vedete? E ho concluso il giro perfettamente lasciando 3 punti non lavorati. Non vi preoccupate se vedete che vi restano degli spazi aperti perché facendo le 2 catenelle, 1 e 2, giro il lavoro, torno indietro, facendo
facendo tutte maglie bassissime, i punti si andranno a stringere, quindi, come potete vedere, non ci saranno più buchi. Quindi entro nel secondo punto e vado a fare un giro di maglie bassissime. Anche in questo caso vi consiglio di contarle. Dovrete avere 17 maglie bassissime più una maglia bassissima lavorata al centro. Entro al centro e faccio la diciottesima. Arrivata alla fine del lavoro, tiro un bel po' di filo e vado a tagliare. Ora, per cucire l'ultimo spicchio con il primo, dovrò andare a cucire su questa riga qua, perché io ho lavorato sempre in costa su questa riga. Per non sbagliare, vi consiglio di andare a contare i tre punti finali, entrare con il marcatore nel quarto ed unirlo all'ultimo punto dello spicchio sopra. Siccome ancora potrei sbagliare, ne conto altri e vado a mettere altri due marcatori. Contate bene i punti. E metto l'ultimo marcatore. Ora posso andare a cucire. Inizierò chiudendo il centro, quindi giro il lavoro e andrò a fare come un asterisco. E eccolo, il centro è chiuso. Giro di nuovo il lavoro e vado a cucire la parte restante. Quindi accosto bene un petalo all'altro, entro nel primo punto di quello superiore e esco nel primo punto di quello inferiore. Entro nel secondo punto di quello superiore e esco nel secondo punto di quello inferiore. E continuo così fino alla fine. Mano a mano che vado avanti con il lavoro, tolgo i marcatori. E il tutorial è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, per commenti scrivete qui sotto, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!